Firenze celebra i 100 anni dalla creazione del famosissimo cocktail Negroni, uno dei più venduti in tutto il mondo, inventato proprio dal conte Negroni in questa città, nell'antico caffè Casoni, poi diventato caffè Giacosa. È nato nella drogheria, profumeria Casoni, che era in via Tornabuoni. La data certa non si sa, ma è a cavallo comunque del 1919, quando il nonno ha fatto aggiungere al Fosco Scarselli, che era allora il barista di quella profumeria, ha fatto aggiungere al solito americano che prendeva anche una dose di gin per renderlo più corposo, più strutturato. E quindi ha fatto un terzo di gin, un terzo di bitter Campari, un terzo di vermouth. Non vogliamo celebrare le bevande alcoliche, chiaramente, né promuoverne l'abuso o l'uso, ma il cocktail Negroni è un pezzo della storia della cultura materiale di Firenze, una storia di cultura internazionale, di frequentazioni internazionali. E allora vediamo come si prepara questo Negroni. Bene, prima di tutto si ghiaccia il bicchiere. Mettiamo i tre ingredienti. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may... Ecco il nostro Negroni.